Cheryl, vincitrice della seconda tappa di Stella della Moda, allora quali sono le tue prime emozioni? Vabbè, felicità e non lo so, emozioni mai provate così. L'anno scorso hai saltato la finale, quest'anno l'obiettivo quale sarà? Andare a Lloret de Mar e vedere cosa succede. Senti, quando si vince si dedica sempre a qualcuno, tu hai una dedica particolare? Alla mia famiglia e a Simona. E il cerimoniere è colui che non è il solito wedding planner tutto fare, ma è colui che ti organizza e ti coordina, proprio come il cerimoniere di una volta alle corti dei re, alle corti papali, piuttosto che anche al nostro Parlamento c'è questa figura. Quindi perché no abbinarla al mondo della bellezza e al mondo della moda? Che le consiglio di venire a trovarci presso il nostro salone, che saremo molto lieti a coglierli e a darle dei consigli per un look striptoso. Ogni ragazza ha la sua bellezza, quindi avrete cura anche di valorizzare ogni singola bellezza. Soprattutto. Una bellissima esperienza, sicuramente da ripetere, perché è stato molto carino, molto bello, ragazze molto carine e quindi sicuramente adesso vedremo di ripetere, questo è fuori discussione sicuramente. Poi chiaramente fine settimana cerchiamo di dare spazio appunto a questi tipi di eventi, dalla musica all'artista, alla sfilata, insomma. È articolato bene, tanti premi e poi un concorso. Un concorso speciale perché è un concorso serio che si avvale di un'equipe di personaggi che hanno esperienza e poi che hanno molta sensibilità per il concorso, per tenere le fila bisogna anche di quello, dunque di una coreografa che segue le ragazze, le consiglia e tutto quanto. Ancora non è decisa, ma forse prima di Natale ci sarà il congedo dell'anno 2018, che è stato un anno fantastico per Stella della Moda, e anche il concorso The Best Model of Europe con cui siamo partner. Abbiamo fatto una finale Lloret de Mar con 600 persone, che ha avuto la presenza anche di Telepavia. Ecco, questo è stato il tormentone dell'anno scorso, lo riproponiamo che ha portato bene. Il prossimo appuntamento con Lloret de Mar, già calendarizzato sempre a settembre, e ne speriamo di esserci. Dall'1 al 7 settembre aspettiamo Telepavia.